La pianta, simbolo della donna per eccellenza. La mimosa non è solo un fiore ornamentale, ma anche una pianta dalle innumerevoli proprietà e benefici. Ha il colore del sole e un profumo delicato. Con la sua prorompente fioritura annuncia l'arrivo della primavera e rappresenta ogni anno la festa della donna. Ma la mimosa è molto altro. Non solo un fiore, ma un concentrato di benefici e virtù. Regalata in abbondanza l'8 marzo, nei paesi occidentali, è utilizzata tutto l'anno dagli aborigeni australiani. Sì, perché l'acacia delbata, pianta della famiglia delle Mimosaceae, è un albero originario della Tasmania, importato verso la metà del XIX secolo, anche in Italia, dove si è adattato benissimo al clima caldo delle regioni del sud e alla riviera. Le proprietà benefiche della mimosa erano note già nell'antichità. I Maya ne usavano la corteccia e i fiori come rimedio per curare i traumi e le scottature della pelle. Anche in Cina, dove la mimosa era considerata un esaltatore dell'umore, le polveri e tinture gialle ricavate dalla pianta servivano per rigenerare i tessuti, alleviando le infiammazioni. Ma anche per curare diarrea, nausea, malattie veneree e appunto disturbi nervosi. Tutt'oggi, gli aborigeni australiani ne usano la corteccia per scopi curativi. E in cosmetica, la pianta è utilizzata per ricavare oli cicatrizzanti e lenitivi per la pelle. La corteccia sarebbe un coagulante naturale del sangue, utile ad arrestare le emorragie e a disinfettare le ferite. Queste caratteristiche si rivelano preziose per chi soffre di acne, brufoli e psoriasi ed è alla ricerca di un'alternativa bio ai cosmetici tradizionali. La corteccia dell'acacia delbata contiene tannini dalle proprietà lenitive, antinfiammatorie e rigeneranti. Ma anche oligoelementi, saponine e flavonoidi, antiossidanti naturali. Dalla distillazione dei fiori freschi si ricavano perciò gli essenziali usati per preparare fragranze e profumi. Ma anche da impiegare contro acne e arrossamenti per le già accennate proprietà lenitive. L'olio essenziale è prezioso anche contro i disturbi d'ansia e da stress. Diffuso nell'ambiente o inalato attraverso un fazzoletto impregnato ha proprietà rilassanti. All'olio essenziale di mimosa sono riconosciute proprietà afrodisiache e rilassanti per i muscoli. È adatto perciò a massaggi e aromaterapia. Dalla macerazione di altre parti della pianta in olio di mandorle o di jojoba si ricavano anche degli oleoliti, dagli effetti nutrienti ed elasticizzanti per tutti i tipi di pelle. Da quelle giovani alle più mature. Dalle pelli secche e screpolate a quelle da normali a grasse. I benefici non finiscono qui. Ricca di minerali come rame, ferro, zinco, magnesio e manganese, la mimosa aiuterebbe anche a mantenere il sistema immunitario sano e forte. Mentre il decotto, preparato con la sua corteccia, è un alleato efficace contro l'influenza e per alleviare i sintomi provocati dalla tosse e dalla bronchite. Con le sue foglie si può infine preparare un tè che tradizionalmente veniva utilizzato per curare il mal di denti. I fiori della mimosa, se coltivati esclusivamente per questo scopo, possono essere usati anche in cucina, sia per dare colore ai piatti, sia come alimento vero e proprio, per realizzare frittelle o insalate, in abbinamento a verdure e ortaggi. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.